è di recente stato nominato responsabile del Dipartimento Immigrazione della Lega Nord. Uno che di immigrazione se ne intende, uno che da 20 anni è militante della Lega, uno che in Italia è arrivato con i documenti, con un permesso valido, uno che ha accettato il rispetto delle nostre regole e il nostro paese l'ha ricambiato. L'esempio di come vogliamo l'immigrazione, Toni Ivabi! Benvenuti a tutti, grazie a tutti i leghisti, questa è la Lega di Salvini che ha superato la sua maturità politica, l'orgoglio leghista, questa è la Lega che difende la legalità, la Lega che sa trasformarsi. La Lega che sa ciò che il popolo vuole attraverso l'ascolto. La Lega che sempre è sempre presente vicino al popolo. La Lega che ha la coscienza pulita. Sì, la Lega che sa dire no alla politica di austerity, la Lega contro l'euro assassino, la Lega che ama la cultura e la tradizione del suo popolo, la Lega che ama il suo territorio, la Lega che lotta per i diritti civili, sociali e libertà di un popolo. La Lega che chiede a voce alta da sempre più lavoro e equità fiscale. Sì. Chi si identifica con questa Lega, con la sua politica, è cosciente e responsabile. In questo paese ormai ci sono molti leghisti che non sanno di esserlo. È evidente. Sì. È evidente che non ci sentiamo più rappresentati dalla politica di questo governo, fatta da burocrati e parassiti che stanno uccidendo la nostra società, la nostra civiltà e nostra speranza. Un governo che non sa che la vera ricchezza di ogni nazione è il benessere del suo popolo, ma con l'interesse del nostro benessere se ne fregano, nemmeno ancora dei nostri beni stanno derubando tutti. Un governo che ha dimenticato di avere un popolo. Un governo che non ha il minimo rispetto per il suo popolo, castigandoli sistematicamente. Un governo che vuole sostituire il popolo con altri popoli in modo illecito. Questo è un governo che sta creando un mostro sociale pronto a spingere ad una guerra tra i poveri attraverso progetti Mare Nostrum. Un governo che non sa difendere il suo popolo e integrità nazionale. È un governo che applica l'ingiustizia economica. Per questo siamo tutti qui oggi, per dire e dimostrare che l'operazione Mare Nostrum è la più grande idiozia mai compiuta nella storia di un paese civile. È un momento in cui il popolo ha molto bisogno di sostegno economico, di comprensione, di protezione e libertà, e non di essere castigato da proprio governo.
La Lega, attraverso l'assessorato all'immigrazione della Regione Lombardia e con i finanziamenti europei, ha compiuto diverse azioni in campi sociali e di integrazione a favore degli immigrati regolari. Quindi quello in alto oggi è la schiavitù moderna. 230 anni fa andavano a prelevare in loco con la forza, contro la loro volontà. Oggi invece dal governo, attirati, tratti con l'inganno, senza garanzia per il loro futuro né un futuro per i nostri figli. Siamo qui oggi per ribadire con chiarezza che l'operazione Mare Nostrum, o cosa altro vogliono chiamarlo domani, è un'azione di razzismo mascherato dei massimi responsabili di un paese civile nei confronti del suo popolo, e nel nome di una solidarietà falsa, dimostrando così profonde incapacità. Siamo qui oggi per dimostrare che l'operazione Mare Nostrum è un'azione di mancanza di rispetto nei confronti degli stessi immigrati, in quanto vengono tratti con l'inganno sapendo di non poterli garantire il futuro. Siamo qui oggi per confermare che la clandestinità deve essere un reato. È un reato in tutto il mondo, tranne questo paese strano. La clandestinità non va a confondere con l'immigrazione regolare. Siamo qui oggi per ricordare che il paese ha tanto bisogno di crescita occupazionale e di stabilità vera, e che il popolo ha bisogno di un governo attento alle loro esigenze, un governo che sappia rispettare e tutelarli. Siamo qui oggi per ricordare che l'integrazione parte dal lavoro e che questo paese ormai dimostra di non avere più nulla da offrire in termini di prospettive occupazionali. Sì. Siamo qui oggi per ribadire che l'integrazione è un dovere, non un diritto. Siamo qui per ricordare al governo Renzi che quando l'ospitante in sofferenza, i suoi ospiti soffrono di più. Quindi prima pensi agli italiani. Okay. Siamo qui per chiedere a Renzi e ad Alfano, a voce alta, con determinazione, di bloccare da subito questa operazione Mare Nostrum indegna di un paese civile. Basta razzismo mascherato che penalizza i cittadini italiani esasperati e gli immigrati regolari ed integrati. Sì, sto finendo. Una delle tante soluzioni attuabili si chiama aiutiamoli a casa loro. Aiutiamoli a casa loro non è uno slogan, ma una frase demagogica politica, come può sembrare. La Lega ha pensato bene il peso e il significato vero dell'intento. Aiutiamoli a casa loro vuol dire favorire lo sviluppo di quell'area geografica del mondo, quindi la creazione di nuovi posti di lavoro reciprocamente. Aiutiamoli a casa loro vuol dire coltivare l'amicizia globale tra i popoli, quindi una vera solidarietà duratura nel rispetto reciproco. Aiutiamoli a casa loro vuol dire ridurre le cause dei conflitti tra i popoli, quindi una ridistribuzione equa delle risorse naturali dei luoghi. E infine, aiutiamoli a casa loro vuol dire democratizzazione del mondo nel rispetto reciproco, in modo civile e condiviso. Quindi
Concludo ribadendo che l'operazione Mare Nostrum non porterà mai nulla di positivo. La clandestinità è un reato, deve essere un reato, è un reato. Anzi, quindi concludo, questa operazione serve solo a demolire questo paese che invece ha urgente bisogno di stabilità e lavoro. Grazie a Lega, grazie a Salvini, grazie a tutti quanti, grazie a tutti. Ed ora, visto che è una manifestazione non è